per Slow Food ho iniziato 30 anni fa, quando l'associazione è nata più o meno nei primi anni della vita. Mi è interessato il movimento per caso in una gita a Verona, al Vinitaly. Ho scoperto questa realtà. Essendo appassionato di enogastronomia, di qualità e di eccellenza, mi sono iscritto e l'anno dopo sono diventato il portavoce del movimento sulla provincia di Savona. Come movimento, come Slow Food, abbiamo tutta la casa editrice, Slow Food Editore, che in questi anni praticamente ha catalogato una serie di eccellenze nel campo enogastronomico, ha fatto praticamente una banca dati delle vecchie ricette, della tradizione, tutto come prodotti, diciamo, sostenibili, oggi che chiamiamo sostenibili, quindi votati al biologico, alle buone pratiche. Diciamo che siamo impegnati molto a ampliare quello che è l'interesse enogastronomico in quello che è una realtà dei vari territori su cui operiamo, per mantenere specialmente adesso che c'è questa situazione del clima, dell'ambiente, del rispetto, quindi oltre alle tradizioni di quel tipo, diciamo il piacere di vivere coerentemente con le realtà attuali. Per avvicinarsi alle realtà non c'è da fare niente, c'è forse solamente da pensare, da chiedersi che tipo di vita si vuole fare e quali sono, diciamo, in quale comunità si vuole appartenere, e provare a avvicinarsi al mondo con molta semplicità, perché in qualche maniera deve essere una consapevolezza di svolgere un'attività personale per, diciamo, il miglioramento della vita quotidiana, attraverso le buone pratiche che sono quella dell'alimentazione per una questione di salute, ma anche quella della tutela del territorio per godersi poi quello che può essere un passatempo, il tempo libero o anche il proprio lavoro con passione, che è un altro elemento fondamentale per vivere. Infatti il nostro presidente Carlo Petrini, che ricordiamo sempre con piacere perché è tra i 50 personaggi che ha cambiato il mondo e le visioni del mondo e della vita, è proprio quello di non farsi massificare in quello che è la velocità di un quadrimotore, perché poi il quadrimotore a un certo punto non ha più benzina, e quando da 10.000 metri comincia a scendere vorticosamente non ci si salva più. Per cui ogni tanto bisognerebbe ricordare queste frasi così che sembrano anche un po' banali, però fanno parte di quello che è una continuità della vita. E quindi diciamo che il fast food è vero, c'è questa massificazione della pubblicità, questo modo veloce di comunicare con le app, questo e quell'altro, cioè c'è una tecnologia che avanza, ma la tecnologia dobbiamo anche controbatterla nel modo giusto, che dobbiamo ricordarci sempre che è uno strumento di miglioramento e non di condizionamento. Diciamo che abbiamo scelto questo progetto perché ci è stato proposto e l'abbiamo analizzato ed è molto coerente con quello che è un concetto di comunità, come poi sono tutte diciamo, le applicazioni dell'arte in genere, che anche se nasce dall'intellettualità personale, facendolo insieme a delle altre persone, anche lì si forma una piccola comunità. Quindi formando una piccola comunità, ecco che ci sono tutti gli aspetti della vita quotidiana, quindi c'è il tempo per studiare, il tempo per stare insieme, per scambiarsi delle esperienze, per fare lo spettacolo, per mangiare, per bere, perché la convivialità poi è al centro della vita di tutti noi. E quando c'è convivialità organizzata così, pensata e libera, tra virgolette, c'è quello che poi è l'animo, esce il meglio dell'animo umano su tutte le persone che, insomma, in qualche maniera si impegnano in un qualunque attività professionale, ma anche amatoriale. Per cui questo concetto di allargare proprio gli interessi di Slow Food in tutti gli ambiti locali,
collaborando in rete con l'internazionalità che ci è consentito, sono delle esperienze come viaggiare, fare il viaggiatore, quindi diciamo un interscambio di esperienze che si intersecano in quello che è i vari interessi di ognuno di noi nella vita sempre di tutti i giorni, quindi è un concetto più, è un ragionare un pelo di più proprio per essere sempre in una dimensione di velocità umana.